cazzo non ho portato via le garze, vaffanculo. Tu nascondi perché andrete messe in... Ma io non le nascondo, sei tu che ogni volta dico mettetele in macchina, no. Perché io lo so che poi te le dimentichi e mi durano un mese. Parte a casa del malo, spa che sarà meglio. Non ce n'è. Come non ce n'è? Non ne abbiamo. E se un vecchietto ha il mal di stomaco cosa gli date? Sciroppo. Un bicarbonato? Lo sciroppo. Che sciroppo? Malox. Vabbè, porta il malo sciroppo, meglio di niente. Di cosa sta parlando questo medico con l'infermiera? Sta parlando delle garze che si è dimenticato di portar via dalla clinica Santa Rita per attrezzare il suo studio privato. E già che c'è, chiede anche un po' di malox. Ma se questo succede da privato a privato, cosa fanno quelle migliaia di medici che la mattina operano nell'ospedale pubblico e il pomeriggio prestano servizio nei loro studi, nelle cliniche o negli ambulatori privati? Questo è un ambulatorio privato della virtuosa Emilia Romagna. Da dove vengono i medici? Dentro agli armadietti si trovano i camici. Ogni medico ha il suo, quello dell'ospedale dove al mattino va a lavorare, prima di venire qui. Si portano via anche i lenzuolini. Uno dice, poca roba, ma se la prassi è questa, forse si portano via anche materiali più costosi, come le medicine o il gel conduttore per le ecografie. Beh, questo è illegale, mi sembra di capire. Lei mi sta parlando di illegalità, io preferisco non parlare di illegalità. Siccome questa illegalità pare non sia contrastabile, alla fine non costerebbe meno pagare stipendi migliori e fare contratti per cui chi lavora nel pubblico non può fare anche attività privata fuori? Cominciamo a far lavorare il primario nel tutore del proprio contratto di lavoro. Facciamo dei controlli che lui firma al momento, ma non del tempo, delle prestazioni che fa. Quante coliciste deve fare, quante operazioni colicisti deve fare nella mattina, per esempio. Buonasera. In tutta Europa, negli ospedali pubblici, i medici e i primari possono svolgere la libera attività solo dentro all'ospedale. In Italia ogni regione ha le sue regole. In Emilia-Romagna, per esempio, i primari possono svolgere la libera professione all'interno dell'ospedale, mentre i medici anche fuori. Però non nelle strutture accreditate. Quello che abbiamo appena visto dimostra che l'illegalità è difficile da contrastare anche nelle regioni virtuose. Siccome si tagliano i finanziamenti, sarebbe un costo o un risparmio? Rivedere i contratti, aumentare un po' gli stipendi e vincolare i dipendenti ad un contratto di esclusiva? Invece di andare a lavorare fuori dopo 6 ore, potrebbero per esempio rimanere dentro e smaltire le code. Non sarebbe razionale? Si è deciso invece di razionare, che sono due cose diverse. La sanità è la prima azienda del paese, una torta da spartire di 100 miliardi di euro ogni anno. Questi 100 miliardi vengono ripartiti fra le regioni in base alla popolazione e al numero di anziani. Poi le regioni rimborsano gli ospedali, una volta in base alle giornate di degenza, dal 95 con il sistema del DRG, che vuol dire ogni intervento e ogni ricovero ha una sua tariffa. Tanti ne fai, tanti te ne rimborso. Questo vale per il pubblico e per l'accreditato, con qualche differenza da regione a regione. Un sistema che favorisce l'efficienza, ma si regge solo sul controllo, perché qualche ospedale privato potrebbe essere incentivato a lavorare molto. E qui dobbiamo intenderci su cosa vuol dire lavorare molto quando la materia prima è un corpo umano. Alberto Nerazzini. Lo sapevamo tutti che alla San Carlo era la proprietà che diceva ai medici di pompare DRG, lo sappiamo tutti, e l'ordine non si muove, che sa tutte queste porcherie, l'ordine dei medici non si muove. Ma perché secondo te? Ma perché c'hanno tutti le mani in pasta, ma perché è politica, ma perché barattano una cosa con l'altra, cioè è così, ormai il mondo è marcio. Da 12 anni la Lombardia ha introdotto il suo modello di sanità, il famoso modello L. Tra aziende pubbliche e private non c'è distinzione, sono messe alla pari in regime di concorrenza e vendono prestazioni sanitarie alle singole ASL che la regione rimborsa. Oggi in Lombardia un posto letto su 3 è privato, il 6% degli oltre 16 miliardi del bilancio sanitario regionale viene speso per rimborsare le strutture private.
La Lombardia è quindi la regione migliore per capire come funziona e quali meccanismi può innescare il sistema di pagamento a prestazione, meglio noto come sistema DRG. Il sistema è come se fosse una scatola, da cui io ci metto dentro qualcosa e ne esce qualcosa, ma se io non misuro quello che ne esce, io ho un sistema, come si dice, assistenzialista, no? Nel senso che io butto dentro le risorse ma non so cosa ne esce. Esatto. Sapere cosa ne esce vuol dire misurare le prestazioni. Il sistema DRG mi dice: ogni ricovero deve avere delle caratteristiche e io ti rimborso per il ricovero che hai avuto. È un inizio di modo per andare a mettere a sistema per appunto la sanità. È un sistema che ha introdotto molti pregi. Per esempio, permette di misurare molto bene l'attività che le strutture svolgono. Certamente il passaggio da un pagamento a giornata di degenza a un pagamento a prestazione, secondo me, ha avuto dei risvolti molto positivi per tutti, per gli ospedali, per i pazienti, si sono ridotte le degenze medie e l'ospedale realmente sta cercando di diventare un luogo dove si fanno le attività necessarie. Il primo pregio del sistema pagamento a prestazione è quello di ridurre certi lunghi e inutili ricoveri di 15 anni fa. Chiaramente l'ospedale non è più stimolato a trattenere il paziente senza motivo. Per i medici la situazione è più delicata. Quelli che operano nel privato, in Lombardia come ovunque, hanno una parte variabile dello stipendio legata alla prestazione. I più giovani hanno cominciato a lavorare con questo sistema e lo trovano normale. I più anziani, che invece hanno altri parametri, lo considerano pericoloso. Il sistema non sta in piedi, questa è la verità. Quindi, questo sistema non sta in piedi, perché se tu vai a prendere le statistiche di cardiochirurgia e di protesi del ginocchio, o meglio di artroscopia e menischi della Lombardia, abbiamo operato tutta l'Italia, cazzo, e la stiamo operando per la seconda volta. E la domanda è: 15 anni fa non si ammalavano questi qui? Esatto. Perché è una cattedra di montaggio. Se io prendo la mia percentuale sul DRG, cioè per fare un intervento prendo 50 euro, 100 euro, 150 euro, se voglio portare a casa alla fine del mese 1500 euro devo farne 10, se voglio portare 3000 euro devo farne 20. Sono pagate prestazioni anche i chirurghi della Santa Rita, 280 posti letto nel centro di Milano. Fino a un anno fa la Santa Rita era il fiore all'occhiello della sanità privata, una delle prove che il modello lombardo funziona. Poi improvvisamente per tutti è diventata la clinica degli orrori, la prova in queste intercettazioni. Comunque se tutto va così, questa settimana, questo mese gli faccio 4 polmoni, sono per loro 44.000 euro, che non vedono neanche morti, poi facciamo il conto a fine mese. Che tutti i DRG di questi sfigati che operano, dal primo all'ultimo, sono massimo 3.000 euro. Per farne 11 devono farne minimo 4 o 5. Solo gli ortopedici mi stanno dietro. Pierpaolo Brega Massone era il primario della chirurgia toracica della clinica Santa Rita. 44 anni, considerato un bravo chirurgo in carriera, è arrestato nel giugno del 2008 assieme a una dozzina di colleghi. È ancora in carcere, nel processo si difende dall'accusa di lesioni colpose su 86 pazienti, falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Avrebbe praticato interventi inutili per intascarsi i soldi della regione. I magistrati hanno potuto chiudere l'inchiesta grazie alle intercettazioni. Visti i reati contestati, con la nuova legge proposta dal governo, non sarebbe stato possibile. Io pescavo dappertutto, da Lodi, dove dovevo fare le mammelle, che poi ho incominciato a pescare anche i polmoni, dall'Oltre Po Pavese, da Pavia, da Milano. Cioè tu o fai 15 polmoni o altrimenti non puoi pagare un'equipe. E per fare 15 polmoni, auguri. E quando gli bloccavano l'intervento a una novantenne, andava su tutte le furie. Cazzo, mi hanno bocciato la mammella novantenne, gli anestesisti, mi hanno proprio rotto i coglioni già. Cioè, ma io lo sapevo, questo qui, perché? C'è cioè, veramente un deficiente, io non lo so. Perché te l'hanno bloccata? Perché dicono che ha avuto l'insufficienza respiratoria, ha avuto un arresto respiratorio, chiaramente senza rianimazione è un rischio, c'è una grandissima cagata, ne parlerò poi con la cosa, ma sai, per 200 euro sto lì a fare casino, no. Fino a quando sono primario me ne danno 4 parte, quindi anche se ne guadagno 1000 sono sempre 5, quindi va bene così. La mia personale opinione è che Brega è probabilmente non un sistema di merda, ma è un sistema di merda complessivamente, questo è un tassello del sistema di merda.
però trovo veramente idiota, ma veramente idiota, puoi scandalizzarsi.